Se fosse il problema erano i 10 punti della Roma dal Milan. Chiudiamo, chiudiamo così. Partita difficile. Beh, partita difficile perché naturalmente una squadra senza tantissimi titolari sa che non ha nulla da perdere. Ventura ha cambiato sistema di gioco invece del solito 4-4-2, 4-2-4, perché lui lascia molto alti gli esterni, ha messo quello che ha potuto, per cui ha messo 5 centrocampisti a chiudere sia le fasce laterali che il centrocampo, e noi cercavamo di trovare il varco giusto. Non era una partita facile, ci siamo riusciti alcune volte dove non siamo stati fortunati, vedi il palo di Cassetti, vedi il rigore di Francesco, vedi quelle entrate, quelle percussioni di Menez che non siamo riusciti a chiudere come invece in altre occasioni abbiamo fatto, per cui tutto questo ci dà quell'apprensione finale. Le difficoltà lo sapevamo che ci sarebbero state, però la squadra mi è piaciuta perché ha giocato con giudizio. Sapevamo del contropiede del Bari, è logico che il contropiede ai primi minuti della partita non ti genera quell'apprensione che ti genera quello che ho detto nelle altre emittenti, e a noi quello che ci brucia sono quei 4 punti, quelli del Bologna e quelli del Chievo, dove abbiamo dilapidato quanto di buono avevamo fatto, e con 4 punti in più staremmo in un'altra posizione di classifica. Lasciamo stare Brescia, io dico proprio quelli, lì stavamo vincendo 2-0, come a Cluj, stavamo vincendo 1-0 e avevamo in mano la partita, invece poi ci siamo fatti raggiungere. Tutte queste cose qui ci creano delle apprensioni, perché è certamente sotto l'aspetto psicologico, per cui dobbiamo cercare di fare con continuità più partite senza prendere gol, e allora cominceremo a essere di nuovo la Roma che vogliamo tutti quanti noi. Dopo due risultati parzialmente negativi, si attende una reazione indeterminata, vuol dire, della Roma, perché il primo tempo secondo me ho visto una squadra abbastanza molle, poco aggressiva. Come spiega questo atteggiamento, soprattutto la mentalità? No, non eravamo aggressivi, era anch'io che avevo detto di non pressarli alti per farli venire, perché se stavamo sempre lì a pressarli alti non avremmo potuto sfruttare alcuni accorgimenti tattici di cui avevamo parlato, per cui gli avevo detto di farli un pochettino venire, per cui nel farli venire ecco che loro avevano più campo, più possibilità di fare determinate cose. Poi dopo ho cambiato il sistema di gioco, l'ho rimessi a 4 con Menez appunto largo a destra, proprio per cercare di puntare raggi, e avevo chiesto appunto alla squadra di servirlo con più continuità. Mistero. Le premetto, non voglio fare polemiche, però in generale, oggi oggettivamente non ci aspettavamo un Pizarro titolare, in generale nelle sue gerarchie ha perso posizioni? No, non ha perso posizioni, anche quando gioco con il rombo non ha perso posizioni, è che in queste ultime partite dove Pizarro non c'è stato, è venuto in panchina e tutto, è perché o veniva dall'infortunio o veniva dall'influenza. Oggi volevo far giocare Adriano ha preso l'influenza, Pizarro l'ha presa e l'ha finita prima di lui, per cui ha fatto in tempo a venire in panchina, perché per me Pizarro gioca davanti alla difesa, può giocare dietro alle punte perché Pizarro può giocare anche là, posso mettere Daniele sul fianco sinistro come ho sempre fatto anche l'anno scorso, per cui nel mio modo di vedere non ha perso per niente le posizioni. Certo che avendo una rosa di titolari dove anche quei ragazzi che non erano abituati a giocare in questa prima parte, in questi due mesi, hanno fatto bene, perché i vari Simplicio, i vari Brighi, i vari Greco hanno fatto delle buone cose, allora dal momento che giochiamo campionato, Coppa Italia, Champions League, se posso fargli tirare il fiato nel momento in cui è infortunato, all'influenza e tutto, lo risparmio. Se alla fine invece di farmi 60 partite ne ha fatte 40, non credo che... Per cui non ne vedo polemica quando ne parliamo in questa maniera. È quando quel signorino vuol fare la polemica perché deve alimentare l'audience alla televisione. Questo a me non piace. Parliamo di calcio, criticatemi e sono qui. Ma non fate polemica perché non mi piace far polemica. Mister, proprio questo per chiarire bene, ieri era la conferenza stampa, però avete fatto un suo scelte tecniche, mi potrebbe sbagliare.
Quindi comunque quella di Pizarro è una scelta tecnica, però è basata anche su un discorso. Scusatemi, ma se sta male, ha la febbre, ha diarrea, a questo e a quell'altro, gli chiedo quanti minuti mi puoi dare? Mi dice credo 20. No, ma è per capire. Ho capito, è una scelta tecnica, ma insomma devo vedere chi sta bene o chi sta male, insomma. E poi parlavamo di Burdisso. Era riferita alla domanda di Burdisso. Voi volevate sapere tra Burdisso, Totti, le rotazioni, tutto questo, tutto quell'altro. E poi visto che insomma è stato molto polemiche. Vedete, stiamo parlando di tante cose che non sono inerenti alla gara. Guardate quante seghe mentali vi fate. Ditelo. 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 C'è questa situazione in campo che si vede spesso di un certo nervosismo. Anche oggi in campo, qui se parliamo della gara, in particolare mi pare di ricordare che tu eravamo in sette fuori, ma in generale sembra che ci sia molto scambio verbale tra i giocatori. È vero. Lei definirebbe l'atmosfera dello spogliatoio del Roma in questo senso sana? È sana, è sana. Il fatto che c'è qualche baffa di troppo è segno che quello che vogliamo noi è di più di quello che stiamo facendo. Le nostre aspettative, che erano quelle della società, che erano quelle dei tifosi, erano altissime. Non riuscendo a stare nei primi posti, è logico che ti rode. Allora, io, allenatore, preferisco un baffa di più al menefreghismo totale. È chiaro questo? Per cui che si cercano dammela qui, non dammela lì, dammela prima, dammela dopo, a me quello che interessa è che lo spogliatoio c'è, i giocatori vogliono reagire, perché soltanto così noi possiamo scalare le nostre posizioni. Perché se io vedessi che i giocatori non hanno voglia di reagire, sarei il primo ad andarmene. È chiaro? E invece i ragazzi, è certo, ognuno ha il suo carattere, le cose non vanno e vogliono reagire. Reagiscono in maniera plateale, e questo è sbagliato naturalmente, però santo Dio, meno male che reagiscono in quella maniera e non che se ne fregano. Per concludere, mi sembra di dire qualcosa di pura che poco fa, in tempo che abbiamo fatto vedere il gol di Giovanni, che è stato da un po' di gioco, e anche se poi precedente Poliello sembra che sia stato un gol assolutamente regolare, però insomma non si è lamentato, però è stato, diciamo, finta di non lamentarsi, perché è comunque una situazione molto piacevole di fare. Vi faccio vedere la partita nostra a Brescia. Al calcio, ragazzi, al calcio, che gli dico? Ha fatto una gran partita con una squadra dove dentro c'erano diversi ragazzi che non sono abituati a giocare. Gli devo fare i complimenti perché ha allestito una squadra ben messa in campo, anche se tutta in fase difensiva, ripartiva in contropiede, per cui a tutta la mia stima, perché Ventura è un allenatore che conosco da tantissimo tempo, ma più di questo non gli posso dire, insomma. Considerato anche queste discutibili scelte arbitrali che lei ha visto, a prescindere se siano state casuali o meno, trova che cioè, quando c'è, quali sono i meriti del Bari e quali i demeriti, i confini tra meriti del Bari e demeriti della Roma? Ma i meriti del Bari sono stati quelli di aver fatto una partita molto dignitosa senza tantissimi titolari. I demeriti della Roma sono quelli di non aver sfruttato al massimo il fatto che il Bari giocava senza tanti titolari. Per cui noi che stiamo attraversando un momento un po' di alti e bassi, dove venivamo dopo due sconfitte, metto anche il Chievo la sconfitta io, due partite che non erano andate bene, quella di Palermo e quella di con il Chievo, è logico che eravamo nervosi e volevamo fare di più, però avendo giocato sabato su un campo paludoso, essere andati in Romania, la partita infrasettimanale e tutto,
ci sta che una partita la vinci anche senza illuminare la scena, però bastava che uno di quegli affondi di Menez fossero stati accompagnati a dovere, come siamo solitamente fare con gli altri giocatori, ecco che magari il risultato sarebbe stato più rotondo. Per cui faccio i complimenti al Bari, ai ragazzi di Ventura, però onestamente devo fare anche i complimenti alla Roma, perché era importante vincere e in alcune circostanze non importa come, per di più abbiamo condotto tutta la gara soffrendo soltanto questi contropiedi del Bari. È logico che quando si soffrono gli ultimi minuti, noi che ne abbiamo sofferti di situazioni del genere, è logico che ci mettono ancora più paura. Prego.